La curva di von Spee è importante imparare a conoscerla. Ricordiamo che la curva di von Spee fu descritta per la prima volta da un antropologo, embriologo e anatomico del tempo, Ferdinand Graf von Spee, che era un embriologo praticamente anatomico tedesco. Però oggi noi chiamiamo la curva di Spee, in realtà sarebbe la curva di von Spee. E praticamente viene descritta come una linea ideale che collega le cuspidi, cioè le sommità dei denti naturali, a partire dal canino, passando per i premolari e arrivare ai molari della stessa metà della bocca. Normalmente in una dentatura sana, e focalizziamo subito questo concetto, praticamente la curva di Spee è poco accentuata. Ora, perché noi vogliamo parlare della curva di von Spee? Vogliamo parlare della curva di von Spee praticamente perché la curva di von Spee rappresenta da sola già un indicatore chiaro di una malocclusione dentale o comunque di un adattamento anatomico ad una richiesta funzionale. Quindi la curva di von Spee che noi cercheremo di spiegare è proprio l'espressione plastica, dire che l'anatomia è l'espressione plastica della funzione come insegnava il grande Martignoni. Questa curva di von Spee in realtà è avvenuta per noi sotto forma di un guadagno filogenetico. E alla base infatti della curva di von Spee che cosa c'è? C'è l'evoluzione, ossia la filogenesi, insomma la capacità adattativa del sistema corpo e in particolar modo in questo caso del cranio per adattarsi al passaggio dalla quadrupledia ad un appoggio esclusivamente bipede, alla bipedia. Quindi per capire che cos'è e come nasce la curva di Spee incominciamo a vedere come si sviluppa questo apparato, che non è soltanto lo splancno cranio che dà vita alla faccia, la parte più complessa del sistema osseo-scheletrico del nostro organismo, ma dà origine anche alla volta cranica. Ed infatti lo sviluppo della volta cranica, come noi vediamo, è avvenuto soprattutto del cranio e del suo contenuto, grazie praticamente anche all'abbassamento dei muscoli masticatori, i muscoli masticatori o cranio mandibolari che sono scesi praticamente verso il basso, e questo ha dato spazio a quello praticamente che era la volta cranica, che vediamo nel processo evolutivo dal gibbone arrivare all'uomo sapiens sapiens. Vediamo quanto si è sviluppata la volta cranica a discapito di uno splancno cranio che si è accorciato sia in termini di altezza, ma soprattutto in termini di sagittalità, ma di altezza anteriore. Quindi lo spostamento in basso dei muscoli masticatori ha agevolato un accrescimento verticale della mandibola. La mandibola è cresciuta verticalmente, la mandibola aveva un'inclinazione divergente, è diventata una mandibola che è incominciata a crescere verticalmente nella zona posteriore, quindi è incominciata a crescere quella che è la dimensione verticale posteriore con la formazione della branca mandibolare. Questo ha permesso di avere con gli stessi volumi ossei un accorciamento sagittale delle arcate dentali, facendo scomparire la bioprotrusione e facendo avvicinare il piano molare posteriore. Come noi vediamo, il piano molare posteriore si è avvicinato al foro occipitale, quindi ai condili occipitali. Lo vediamo tra un australopiteco anteriore all'uomo, uno scimpanzé, a quello che è avvenuto nell'uomo. Inoltre, un altro elemento molto importante che vedremo è proprio lo sviluppo verso dietro della volta cranica, in particolar modo della componente occipitale, che ha accompagnato la flessione della base cranica, ha determinato un ribilanciamento della posizione del capo, che non grava più sulla colonna cervicale, ma diventa meno pesante. Il tutto sesto anteriore viene ad essere alleggerito. Un altro elemento importante che vi voglio far notare è l'allineamento delle articolazioni temporomandibolari con i condili occipitali. Quindi i condili occipitali sono allineati con i condili mandibolari.
Quindi l'accorciamento flessione dato dalla base cranica punta verso il centro, favorendo una crescita verticale posteriore, quindi una crescita posteriore della mandibola, ma anche della zona occipitale, che è la verticale rappresentata dal grande forame occipitale che si decentra sagittalmente e si allarga trasversalmente. E questo, per allargarsi trasversalmente all'arcata, non avere più quell'elemento a freccia, e quindi le mandibole arrotondate rispetto alle squadrate, vuol dire che si è aperta la struttura, non solo faccia, ma anche la struttura praticamente in rapporto alla base cranica. Un elemento importante, come dicevamo, oltre è l'allineamento e l'equilibrio della testa sulla colonna cervicale, non trazionante la colonna cervicale con un braccio di leva, legata proprio anche al posizionamento più posteriore dell'articolazione temporomandibolare allineata con i condili, e l'avvicinamento che hanno avuto le arcate tintali, avvicinamento relativo anche poi allo sviluppo che hanno avuto i processi pterigoidei, che hanno dato così la possibilità alle lamine pterigoidee ad una maggiore pratica, sviluppo di maggior muscoli maggior masticatori maggiormente importanti nell'uomo sapiens moderno rispetto al nostro lontano parente che è l'Australopithecus africans. E quindi, mentre il grande forame occipitale, come dicevamo, ripetiamo, si allinea con le ATM, queste si allontanano rispetto agli animali inferiori, lo vediamo, si allontanano trasversalmente, quindi si avvicinano sagittalmente e si allontanano trasversalmente. Quello che noi abbiamo e che deve avvenire anche nelle arcate dentali, quello accade nella base cranica, accade nelle arcate dentali, questo arretramento sagittale, allargamento praticamente, avvicinamento, allineamento, ma allargamento trasversale, e quindi questo ha permesso quello spazio necessario ad accrescere le lamine pterigoidee, così da accogliere i muscoli sempre più forti, più corti, dando vita ad un sistema cranio-mandibolare sempre più efficiente nel garantire quella stabilità occlusale neuromuscolare. L'altro elemento filogenetico, mentre avviene questo accrescimento praticamente, arretramento sagittale, accrescimento trasversale, come vediamo con le nostre mani, è avvenuta una crescita verticale. La crescita verticale cosa ha determinato? Oltre allo sviluppo dell'osso ioide e delle strutture muscolari che caratterizzano soltanto nell'uomo le inserzioni muscolari sull'osso ioide che si completa con la fase dello sviluppo, ha permesso anche un aumento della lunghezza verticale della zona laringea con lo sviluppo delle corde vocali, sempre in rapporto alla flessione della base cranica e all'aumento quindi della zona occipitale, ha determinato un'accentuazione, questa qui, della curva di von Spee. Quindi siamo passati da una base cranica in estensione ad una inflessione, ad un angolo praticamente di 90 gradi che ci tiene una stazione retta, a uno sguardo a 45 gradi rispetto a un piano orbitale che è il piano di Francoforte. Insomma, è una crescita verticale a discapito dell'arretramento sagittale. Quindi noi abbiamo avuto un arretramento sagittale, un allargamento praticamente trasversale e una crescita praticamente verticale. Quindi cosa capiamo bene? Che noi dobbiamo crescere trasversalmente e dobbiamo crescere verticalmente. E a questa incapacità di accrescimento il sistema si adatta andando a formare poi la curva di Spee, come vedremo. E quindi vediamo ancora il concetto della verticalità, avevamo visto la trasversalità, in un morso normale la dimensione verticale è maggiore rispetto ad un morso profondo o comunque una mandibola retrusa. Diverso praticamente il comportamento quando abbiamo un morso aperto, una terza classe, anche su base scheletrica, diverse quando noi abbiamo un morso profondo. Quindi il problema fondamentale di entrambe le arcate, lo vediamo sia nella terza classe come nella seconda classe, rispetto alla prima classe, nella terza classe come nella seconda classe, rispetto alla prima classe, il problema resta un problema di dimensione verticale posteriore. Lo vediamo. Anche nell'evoluzione, gli animali che avevano questo elemento sagittale con una zona premaxillare e una zona mascellare, quindi premaxilla e mascella, dove la premaxilla svolgeva una funzione prensile, un po' come i denti del serpente, ha una funzione poi masticatoria, che i serpenti non hanno, ma i nuovi roditori, insomma gli animali successivi hanno, per arrivare a quella che è la volta, alla faccia praticamente dell'uomo, il suo arretramento sagittale, il suo sviluppo trasversale e verticale.
perdita sagittale, sviluppo trasversale e crescita verticale. In particolar modo questo dove deve avvenire? Nelle zone posteriori per allineare le ATM praticamente col grande forame occipitale, in particolar modo con i condili, e avvicinare il piano molare posteriore a sostenere il tutto sesto anteriore, fortemente ridotto grazie allo sviluppo occipitale del cranio. Quindi la curva di Speck, come ci è stata descritta, capita quindi quella dell'evoluzione, in realtà secondo qualcuno non esiste, perché la curva di Speck indica soltanto appunto l'anomalia. È un'anomalia, non esiste in fisiologia, in anatomia, come l'aveva descritta von Speck. La curva andrebbe in contrasto, il concetto fisiologico rispetto a un concetto patologico, diciamo, disfunzionale, che noi vogliamo considerare, la curva di Speck rispetto al piano occlusale, che lo possiamo considerare, quindi la curva di Speck, come un indicatore della malocclusione dentale, perché il piano occlusale è quello che noi andiamo ad disegnare dalla punta degli incisivi alla cuspide più distale, più alta del molare superiore. Tutti i denti che si trovano più in basso rispetto a questa situazione è proprio legato a quello che facevamo vedere prima, cioè a quella perdita di dimensione verticale posteriore che noi abbiamo e che determina il morso profondo con una deglutizione con spinta laterale della lingua, spinta anteriore, che può manifestarsi in un morso aperto anteriore, in un morso aperto laterale, in un morso aperto globale. Ma il problema resta sempre la dimensione verticale. Dimensione verticale, quindi la curva di Speck è un indicatore di mancanza di dimensione verticale ed è un indicatore chiaro praticamente di malocclusione dentale. E quindi in caso di malocclusione dentale essa si accentua in modo significativo. Tra l'altro la curva di Speck non è mai quasi uguale nelle due M arcate, lo vediamo, e in presenza di malocclusione le due curve delle due M arcate sono differenti fin dall'inizio dell'infanzia, per cui noi possiamo intercettarle ed approcciare immediatamente un'eventuale correzione della curva di Speck, riguadagnando quella condizione di dimensione verticale fondamentale per il corretto sviluppo verticale e trasversale praticamente delle arcate, perché una perdita di dimensione verticale si può manifestare in una curva di Speck che è un'alterazione sul piano sagittale, mentre sul piano trasversale quello che noi chiamiamo normalmente un cross bite mono o bilaterale. Quindi la curva di Speck difficilmente viene utilizzata invece in ambito diagnostico odontoiatrico, mentre già da sola essa ci indicherebbe la malocclusione e ci indica il compenso per andare a compensare questa perdita di dimensione verticale. Basterebbe per verificarla portare in protrusiva praticamente testa a testa i nostri incisivi e valutare gli spazi che si aprono nei settori latero posteriori, oppure guardare anche semplicemente l'allineamento dei canini superiori. La curva di Speck quindi è un chiaro indicatore di malocclusione dentale, di perdita di dimensione verticale e di tentativo dell'organismo di mantenere e garantire un appoggio occlusale compensando proprio grazie alla curva di von Speck. Quando non riesce la curva di von Speck a compensare, il passaggio successivo è quello di indurre una carie prossimale degli elementi dentali, e soprattutto in corrispondenza del primo molare, che è il dente più basso, e determinarne la perdita. Quindi noi parliamo di malocclusione dentale non solo in caso sia presente un affollamento dentale, ma anche e soprattutto quando classifichiamo, secondo i criteri di Engel, una malocclusione dentale in classe valutandola sul piano sagittale, cioè considerando la cuspide mesio-vestibolare superiore e il rapporto che questa prende col molare inferiore, parlando di disocclusione quando il molare si trova dietro e mesio-occlusione quando si trova davanti rispetto alla cuspide mesio-vestibolare, e quindi noi parliamo di normo-occlusione, disocclusione, mesio-occlusione, e quindi poi la distocclusione oppure seconda classe, la mesioocclusione, una terza classe. Ci sono anche poi quelle componenti genetiche, eredio-familiari, quelle funzionali, fenotipiche, le terze classi, ma solitamente sono sempre delle forme miste funzionali e genetiche, e questo per esempio nello studio delle terze classi un indicatore chiaro è stato sempre quello che ci hanno fatto autori come Elsa Di Malza, praticamente Gian Pierluigi Bellincioli, e la curva di Speck quindi è una curva importante che anche ad influenzare quello che è l'assetto posturale di un soggetto, in quanto ricordiamo che una mandibola tende ad arretrare, tende a spostare
il peso del corpo al davanti, esattamente al contrario di quello che vediamo in questa dinamica di compensi fra postura e cranio, diciamo che una prima classe di solito la postura risulta essere normale, anche se noi non troviamo mai una prima classe a destra e una prima classe a sinistra. Troviamo sempre un meccanismo adattativo e quindi c'è un lato di maggior appoggio e un lato di minor appoggio. Quando noi abbiamo una mandibola arretrata, il peso del corpo, la mandibola scivola indietro, il cranio scivola in avanti e quindi praticamente tendiamo ad avere un capo che va verso l'avanti, nella terza classe con la mandibola posturata tendiamo a assumere un atteggiamento più il corpo più spostato indietro. In quanto ci spiega Michel Clouseau che nella ortopostorodonzia il sistema cranio-mandibolare è un grande sistema di compenso che l'organismo può adottare per compensare gli squilibri cranio-sacrali e quindi darci il più possibile esatto assetto posturale. Quindi capiamo bene in termini diagnostici quanto sia importante la curva di Spee, che con il tempo si è estesa anche a quella sul piano frontale con il dip e l'open bite e sul piano trasversale con il cross bite. Ma pochi hanno affermato la loro attenzione, hanno soffermato la loro attenzione sulla curva di Spee, che viene descritta da questo tedesco embriologo, anatomico, antropologo di fine 800, che la considerava quasi fisiologica. Ovviamente noi sappiamo che essa è patologica, e o meglio ancora la definiamo adattativa funzionale. Come si manifesta? Essa si manifesta principalmente dal lato basso, cioè dal lato di minima dimensione verticale, rappresentando una chiara espressione della disto-occlusione, al contrario della mesio-occlusione. Proprio perché indica il tentativo di adattamento del piano occlusale alle maggiori forze che si sviluppano su di esso in rapporto alla ricerca di appoggio. Cioè, quindi questa continua ricerca di appoggio che noi abbiamo porta ad accentuare la curva praticamente di von Spee. Insomma, la curva di von Spee è l'indicatore di dove viene a mancare la dimensione verticale che costringe l'arcata ad un adattamento anatomico al fine di guadagnare la funzione. E quindi la curva di von Spee cosa indica? Indica il massimo appoggio praticamente in quell'area. Per cui noi potremmo pensare addirittura ad una nuova definizione della curva di Spee. Un adattamento anatomico dell'arcata inferiore in risposta ad una chiara richiesta funzionale. È il tentativo del nostro organismo, del nostro sistema cranio-mandibolare in stazione eretta, di trovare un fulcro, un appoggio. La curva di Spee può essere letta come una chiara perdita di dimensione verticale detta dal tentativo di compensare una rotazione esterna ossea delle arcate richiamate dal muscolo massetere per la ricerca di un punto di appoggio fulcro che permette di funzionare come leva molare e esprimere la sua forza. Il massetere traziona l'arcata all'interno mentre questa cerca di spostarsi all'esterno per compensare il movimento asimmetrico delle arcate verso il lato di lavoro con spostamento della mediana e quindi ecco che si genera la curva di von Spee. Questo è quanto io asserisco. Equivale dal punto di vista verticale a quello che noi andiamo a vedere come sul piano trasversale con il cross bite. Quindi un compenso verticale, curva di von Spee, un compenso trasversale, cross bite. Quindi, e questo serve a compensare un mascellare in torsione, una mandibola in torsione, l'accorciamento torsione della base cranica. Perché? Perché noi praticamente assistiamo sempre a quelli che sono dei crani asimmetrici e vediamo una mandibola in RI e una mandibola in RE, dove va a accentuarsi fondamentalmente praticamente la curva di Spee. Ed è proprio la curva di Spee a condizionare lo sviluppo sagittale dell'arcata inferiore, a generare la diagonale di von Thielmann, a trazionare indietro il canino inferiore del suo lato, a incarcerare il dente del giudizio inferiore, inghiabbiandolo nel suo corretto accrescimento. La curva di von Spee dovrebbe essere uno dei primi parametri di valutazione occlusale quando vogliamo iniziare un trattamento ortodontico, soprattutto nella fase diagnostica. La curva di von Spee e le simmetrie destra-sinistra, il confronto destra-sinistra, che permette di avere un'occlusione in presenza di una simmetria facciale. E capiamo bene quando guardiamo un lato di lavoro da un lato di bilanciante, come ci ha spiegato Planas,
come la curva di Spee rappresenti l'adattamento verticale delle arcate dentali alla torsione cranica. L'accentuazione della curva di von Spee serve e anche alla funzione masticatoria. L'accentuazione della curva di von Spee serve a compensare la torsione cranica a cui si adatta la torsione mandibolare. Per cui al fine di compensare una perdita di dimensione verticale e di lunghezza di arcata diventa necessario accentuare la curva di von Spee. La curva di von Spee forse è all'interno del cavo orale il più evidente adattamento evolutivo delle arcate dentali alle nuove dimensioni sagittali e verticali delle arcate dentali. Per quelle trasversali compensa il crossbite. Insomma, l'affollamento dentale, il crossbite, così come la curva di von Spee, sono tutti adattamenti funzionali al fine di garantire un appoggio fra le arcate dentali. Ovviamente l'obiettivo è quella di considerarlo ogni volta che approcciamo un trattamento ortodontico. Con questo spero di avervi, diciamo, delucidato dei concetti fondamentali su quella che è la curva, praticamente la curva di von Spee, di aver capito la sua importanza fondamentale nell'equilibrio globale praticamente di un corpo e come essa rappresenti una curva adattativa, funzionale, potremmo dire, se diventa eccessiva, può anche patologica, delle arcate dentali al processo evolutivo adattativo che il nostro corpo fa per passare dalla quadrupedia alla bipedia e garantire un maggior sostegno praticamente del nostro cranio e spostando non solo le ATM in allineamento con i condili e quindi i condili mandibolari in allineamento con i condili occipitali, arretrare praticamente quanto possibile il settore molare posteriore per garantire un appoggio che è sempre condizionato però dallo sviluppo dei processi pterigoidei laterali e mediali che danno muscoli più corti e più massicci, di cui il massetere diventa fondamentale, anche perché il massetere lo vediamo nell'uomo per dare sviluppo alla volta cranica si è abbassato insieme al temporale ad un livello più basso per dare spazio all'accrescimento, allo sviluppo della volta cranica che va ad accogliere uno degli organi più importanti praticamente del nostro organismo, che è il cervello. Quindi impariamo a conoscere la curva di von Spee per capirne maggiormente il significato e avere così una disamina migliore nella valutazione preliminare dei nostri pazienti. Potremmo ovviamente poi utilizzarla la curva di von Spee in ambito ortodontico correggendola con un arco anti-Spee e soprattutto la curva di von Spee e quelli che sono gli stop di ritrusione, che è il tentativo anche della curva di von Spee di realizzarli, servono al nostro organismo, al nostro mandibolo, per ancorarsi nella maniera migliore a livello del mascellare superiore e dare così, avere un punto di appoggio, delle basi di appoggio per una spinta in avanti e in basso, grazie alla corretta occlusione, alla presenza degli stop di ritrusione posteriori che spingono la mandibola in avanti e non la fanno scivolare indietro, cosa che invece accadrebbe quando la lingua tende praticamente a spingersi anteriormente o lateralmente, si perde questo appoggio e si accentua il grado di curvatura. Con questo vi ringrazio.